Siamo sul palco, Chiara Oleari. Ciao a tutti, grazie mille per l'invito, vi confesso che sono un po' agitata e che questa storia degli interventi è sempre per me una domanda assolutamente filosofica, cioè che cavolo ci faccio qui, che cavolo dico adesso. Io ho 26 anni, insegno chimica da ben gennaio 2016 e quindi mi sono chiesta cosa dire io sull'innovazione in mezzo a start-up, amministratori, politici, e la risposta un po' che mi sono data in questi minuti è che innovazione può essere anche guardare le cose da un punto di vista diverso rispetto al solito, e questo è un po' un obiettivo, sto parlando, devo parlare un obiettivo che mi sono data un po' per il mio lavoro, per portarlo avanti al meglio, ma anche una necessità molto concreta che deriva da delle situazioni molto quotidiane, tipo insegnare chimica a 25 ragazzi di seconda superiore alla quinta ora del sabato, quindi non l'ideale, ecco. E chimica è una parola molto forte che evoca delle immagini forse non sempre positive. Se vi chiedessi di chiudere gli occhi e pensare alla prima immagine che vi viene in mente se parlo di lezioni di chimica, probabilmente potreste pensare alla tavola periodica, quella strana tabella che ci perseguitava nei libri di scienze delle superiori, alcuni l'avevano anche in classe appresa a guardarti e incutere timore, ed è un bell'emblema di come si può vivere la chimica, cioè una cosa molto misteriosa, complicata, fredda e soprattutto poco affascinante. Studiando chimica in questi anni però un po' io ho imparato ad apprezzare di più questa tavola periodica e posso dire oggi, facendo un gesto di estrema ribellione, che la trovo anche bella. Quindi, bella perché? Perché riassume in un modo molto conciso la reattività degli elementi che costituiscono tutto quello che ci circonda. E nella reattività degli elementi ho ritrovato un po' anche il senso dell'esistenza umana, della nostra esistenza. Perché? Qual è il senso della nostra esistenza? Cos'è che cerchiamo in quello che facciamo? Cos'è che ci fa alzare la mattina, che ci fa compiere certe scelte? Cos'è che cerchiamo, che vogliamo all'inizio di tutto, alla fine di tutto? Noi vogliamo essere felici. Quindi abbiamo questo grande desiderio di felicità, che non è la felicità dello scoppiare di gioia, che è molto bello però poco concreto, è anche molto limitato nel tempo, ma la felicità di chi ha quella serenità interiore che proviene dal realizzare la propria vita, del diventare quello che si è destinato a essere. Bene, colpo di scena, anche gli atomi, anche gli elementi chimici hanno la loro ricerca della felicità. In linguaggio scientifico questa cosa si chiama regola dell'ortetto. Se non siete rimasti traumatizzati dalla vista della tavola periodica, forse questa parola vi può tornare in mente. La regola dell'ortetto è una regola empirica che dice che ogni atomo di ogni elemento chimico cerca di avere nel guscio elettronico più esterno 8 elettroni. E questo avere 8 elettroni lo porta ad avere una particolare situazione di energia che lo rende più stabile, quindi più sereno, potremmo dire anche più felice. Non tutti gli atomi però della tavola periodica, o comunque gli atomi che sono presenti in natura, nascono con questi 8 elettroni sul guscio elettronico più esterno. Come fare quindi a raggiungere questa stabilità energetica? E anche noi, come facciamo? Dove troviamo? Cosa facciamo quando capiamo di non bastare a noi stessi, di non riuscire a realizzarci da soli? Beh, la via ce la indicano appunto gli elementi chimici. Gli elementi chimici che non hanno in partenza nel guscio elettronico più esterno 8 elettroni possono raggiungere l'ortetto attraverso la condivisione con gli altri. Con gli altri elementi la condivisione di elettroni. Buonasera.
perfetto, così l'imbarazzo è a mille. Stiamo parlando di chimica, quindi... Dicevo, gli atomi che nascono non con 8 elettroni sul livello energetico più esterno, come fanno a completare l'ottetto? Lo completano mettendo in comune, quindi condividendo, gli elettroni con altri atomi di altri elementi chimici. E questo in chimica si chiama creare un legame chimico. E quindi questo ci può insegnare come anche noi, nella nostra vita, nelle nostre diverse condizioni in cui nasciamo, non siamo esclusi in partenza dalla possibilità di essere felici, ma attraverso la condivisione, attraverso i legami, quindi le relazioni con gli altri, possiamo veramente trovare quella felicità concreta e quotidiana che può realizzare la nostra vita. Quindi concludendo, con un tocco di innovazione si può guardare la tavola periodica e scoprire che ci insegna che la felicità sta nelle relazioni con gli altri e che, come si dice nel film anche Into the Wild, la felicità è reale solo se condivisa. Grazie. Grazie. La chimica, anche per chi non aveva la mai vista, quindi grazie davvero.